Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo all'episodio 7 di X4 Foundation. Qualcuno di voi mi ha chiesto: ma fai una serie, insomma. Io invece in realtà sto portandovi man mano alcuni consigli, alcune cose che scopro, perché veramente mi piace tanto questo gioco, ma è anche terribilmente lento, pieno di tempi morti, insomma. E probabilmente questa partita, per quanto io ci abbia giocato più di una giornata, quindi più di 24 ore, andrà sicuramente in vacca, quindi dovrò ricominciarla. Però voglio mostrarvi alcune cose che ho scoperto. Ringrazio Cataclisma per avermi consigliato dove mettere gli oggetti, e dopo ve lo farò vedere, perché quando avete degli oggetti pericolosi, diciamo, nella stiva, nella vostra, scusate, nell'inventario personale, e volete metterli al sicuro, c'è un modo e ve lo farò vedere, anche grazie a Cataclisma. Lo stesso Cataclisma mi ha chiesto di far vedere l'abbordaggio. Allora, l'abbordaggio, qualora ce ne sarà l'opportunità, ve lo farò vedere. Purtroppo adesso è un po' difficile, nel senso che, salvo non trovare un pirata con una nave grossa singola, la vedo dura, perché abbordare qualcuno di un'altra fazione, con cui sto commerciando, non mi sembra una grande idea. Nel frattempo ho esplorato un pochino, l'esplorazione è veramente interessante. Infatti sono andato fino qua, in questa fazione delle famiglie unite, e però anche lì la guida che ho visto sconsiglia di mettersele contro, quindi vediamo un attimino dopo come va. La cosa che volevo farvi vedere ora è il crafting. Perché se noi andiamo qua e vediamo nelle ricerche, noi abbiamo ricercato l'hack per i moduli di produzione, no? Poi, una volta che abbiamo cercato i moduli di attracco e i moduli di stoccaggio, potremo accedere ai moduli abitativi, che mi interessano molto, perché vorrei prendere dei moduli abitativi per mettere la mia forza lavoro. Il problema è che costano tanto comprarli. E un altro problema è che io attualmente ho 17 milioni, quasi 18, ma i commerci che io sto facendo, quindi scavando minerali dai Paranid e minando gas qui dai Teladi, i commerci sono veramente calati tantissimo. E la mia crane qui cosa sta facendo? Un'altra cosa: se andate sul tab informazioni, vedete immediatamente qua che cosa hanno e cosa stanno facendo in questo momento, quindi sta calcolando i parametri. Io non è questa la nave che volevo vedere, ma stavo cercando un'altra nave che ho mandato in giro, la crane. La crane sta attendendo, perché l'ho mandata qui, voglio fargli cercare elio, quindi io gli elimino. Quando date un comando vai, rimane sempre comunque con volare attendi, quindi eliminate il comando e riprende a fare quello che gli avete detto di fare. E tra l'altro io vorrei volare, mantieni in posizione, e poi autoestrazione, elio, voglio provare l'elio. Grande scambio, ok. Un'altra richiesta che mi è stata fatta è quella di far vedere come controllare le flotte, ma ci arriverò. Me lo sto godendo veramente molto piano questo gioco. Le flotte poi ci penseremo. La cosa che volevo farvi vedere è il crafting. Vedete lì in fondo c'è il tavolo da crafting. Ora io parlo con questo tizio e compro la magnetite, che ho già controllato, ne ha una. Perché compro la magnetite? Perché, vi stavo dicendo, stavo ricercando il modo di fregare i moduli ad altre stazioni, significa rubargli fisicamente il progetto. Quindi serve una componente che adesso dovremmo riuscire a fare qua al banco di crafting. Vedete, possiamo fare le MP per tuta spaziale. Che cosa significa? Dovete andare nelle varie stazioni, soprattutto le stazioni pirata, e acquistare queste cose che vendono generalmente i vendor. Lui vendeva anche il container sigillato, avevo già comprato il detonatore a distanza, e lui vendeva la magnetite. Quindi ho comprato tutto, posso craftare le MP. Che cos'è l'MP? È una bomba che si aggancia a una stazione spaziale e praticamente fa uscire da un modulo di produzione
delle fughe di dati, sembra proprio delle scintille che escono dallo scafo, le scansioniamo, la stazione ovviamente diventa ostile per qualche minuto, dobbiamo fuggire e anche la fazione a quel punto. Ci costa 120.000? No, non credo ci chieda soldi. La facciamo, la craftiamo. Creo oggetto. Ok, lo storico crafting l'abbiamo fatto. Quindi a sto punto io ho comprato anche altre cose per la mia tuta. Vediamo un attimo. Inventario. Container sigillato. Sistema bypass di sicurezza. Ah, ok, ho tutte queste cose qui che non sono proprio legalissime ovunque. Vorrei vedere anche i miglioramenti della tuta spaziale. MP per tuta spaziale, vedete, ce l'ho, ho preso anche un lanciabombe, ho preso il laser da riparazione, no, quello ce l'ho già, scusate, il laser portatile. Il laser portatile è importantissimo perché nel momento in cui noi troviamo un container, lo apriamo direttamente con il laser. Il laser lo trovate fin da subito in vendita dai vendor nelle stazioni. Quindi a sto punto possiamo andare a fare una piccola prova, magari salvando la partita. Voglio vedere se intanto questa crane qui sta trovando l'elio, perché l'elio... sì, direi che lo sta trovando. Fantastico. E vediamo quanto si guadagna con l'elio. Perché i commerci ovviamente non stanno andando bene, perché stanno calando tanto. Modulo bypass, devo trovare il modo di utilizzare quel modulo bypass per entrare da qualche parte. Comunque questa qua è stupenda. Torniamo alla nave. A questo punto magari andiamo a vedere se c'è una produzione di... Allora, per intanto vi dico anche che la mia base sta andando avanti, ma non grazie alla intelligenza artificiale, perché ho dovuto prendere una mia nave e scambiare, quindi e comprare la roba in giro a mano e portarla al magazzino, perché le mie navi non provvedevano a fare sta cosa. E dovrei capire, perché già gli ho settato di non badare al prezzo. Io non ho badato al prezzo, ho comprato anche di più. Infatti una volta raccolto tutto quello che vedete qua, nelle risorse necessarie, loro iniziano e fanno tutto. Quindi al momento stiamo producendo la produzione di acqua, poi procederemo con un magazzino liquidi, un altro container e poi due magazzini solidi di taglia M, quindi molto più grandi. Quindi avremo la nostra produzione pronta, diciamo, per fabbricare i girasoli. Fabbrica che tra l'altro l'altra volta avete visto in costruzione, poi a breve vi faccio vedere com'è quello definitivo, insomma. Allora, salpiamo. Voglio andare a vedere che cosa posso fregare, come fare una prova, insomma, vedere se funziona. Fabbrica di componenti per droni. Vorrei vedere se riesco a fregare. Sì, ovviamente salvo e non terrò, è giusto per vedere. No, sarebbe bello fare componenti per scafi, quindi io adesso prendo la mia nave Indy Viper e gli dico attività verso di qua, componenti per scafi, andiamo. Anzi, magari dato che dobbiamo andare là, vi faccio vedere prima la mia fabbrica di girasoli, che è lì, si vede molto bella, si vede anche molto distintamente anche la piattaforma delle costruzioni. Allora, vediamo, è veramente un casino davvero amministrare tutte le navi adesso e capire chi fa cosa, quindi è molto importante aver appreso bene le meccaniche di gestione. Ecco qua, questa è la fabbrica di girasoli, molto bella. Stanno producendo. E ringrazio anche chi, e purtroppo non mi ricordo il nome, mi ha consigliato di togliere la gestione automatica delle risorse. Quindi se voi andate nella vostra base e fate panoramica, vedete che potete andare a settare in automatico la dimensione, cioè quanto dedicare di spazio alle celle di energia piuttosto che ad altre cose. Adesso dovrò anche apprendere come assegnare uno dei container in più per la produzione di acqua e poi di girasoli, insomma, e dove mettere il ghiaccio, insomma, dovrò studiarci un pochino e non escludo magari ulteriori video. Ora ci dobbiamo sparare 229 km. Ovviamente poi, ripeto, non terrò la partita. Facciamo una prova, vediamo se già possiamo usare questo modulo EMP per scansionare, per fare fuggire i dati sulla produzione di microchip. Dovrebbe essere, sì.
Ed eccoci arrivati alla stazione. Ora vi faccio vedere come, almeno sulla carta, in teoria bisogna fare per recuperare delle informazioni su una produzione. Ora io dovrei capire esattamente qual è il modulo di produzione e io onestamente non ne ho idea in questa stazione, quindi potrei essere in questo momento in scansione di un modulo del personale, insomma. Dobbiamo fare attenzione anche perché io ho un modulo di decretazione che è illegale, se mi scansionano mi attaccano. Panoramica della logica, celle di energia, grafene. Qui scopro che non hanno una produzione di grafene, quindi non riescono a fare i componenti per scafi. E non so dire onestamente, potrebbe essere la fabbrica, potrebbe essere anche, perché non conosco ancora come sono fatti i moduli, però scusate, ma potrei andare nella mia stazione e vedere come è fatto il modulo della produzione di grafene. Scusate, allora, pianifica costruzione, grafene è fatto in questo modo qui, quindi così, fatto in quel modo lì, ok. Vediamo se c'è qualcosa di simile qui, ma dovrebbe, perché producono grafene, quindi vado a vedere se trovo il modulo. Allora, lì c'è il porto spaziale. Scusate, ma mi sa che devo buttare una cosa. Un bypass di sicurezza. Tourbus B. Ah no, quello è un criminale. Quindi potrei. Vedete, non. Esplode subito. Container. Filtro a sabbia rapido, vabbè. Questa è una produzione, ma non ho idea onestamente se sia quella che è. Bypassabile, insomma. All part factory. Fabbrica di componenti per scafi. Non lo so, se trovavo il modulo quello sotto è un mega aggancio. Non vedo la fabbrica di grafene, però in effetti. Grazie per il tuo aiuto, ok, perfetto. Ho buttato via anche quel modulo lì di decrittazione perché avevo paura di perderlo. Comunque, non lo so, non lo so. Non so dove possa essere quel modulo lì, perché questi qua sono tutti container, tutti attaccati in modo intelligente. Non lo so, possiamo provare a vedere di là se fosse questo. No, qua c'è il. Vabbè, vi faccio vedere in breve come funziona il modulo di. Sì, ma io credo che sia questo un modulo di produzione. Allora, dobbiamo far uscire dei dati. Non sempre funziona, bisogna sempre fare molta molta attenzione perché la stazione diventerà nemica. Allora, abbiamo craftato la bomba MP, l'abbiamo visto prima. Fabbrica di componenti. Ok, a questo punto noi usciamo in tuta. E andiamo a vedere che abbiamo, premendo 2, una bomba, che è quella che abbiamo prodotto con la cassa sicura, la cassa Secure Box, la magnetite e l'altro, il magnetite Secure Box e il detonatore a distanza. Abbiamo prodotto questa cosa. Ora, poi ovviamente dobbiamo equipaggiare il lanciabombe per la tuta, tutta roba che comunque si trova in giro. Fatto questo e ricercato ovviamente la tecnologia giusta, io adesso vado e sparo. Lancio la bomba si aggancia alla stazione. A questo punto mi fermo, la clicco, detona bomba MP. A questo punto, se tutto è andato bene, ma in questo caso non è andato bene, dovremmo vedere sulla superficie
Magari possiamo provare a lanciare più bombe, ora non ne abbiamo più, dobbiamo craftarne altre. Sulla superficie vedremo delle fughe di dati. Le fughe di dati saranno molto molto utili, adesso sono già sulle nostre tracce, quindi abbiamo proprio perso fiducia della compagnia Telari. Una volta avvicinati qua, avremo la possibilità di vedere le fughe di dati, le recupereremo tutte e avremo acquisito la facoltà di costruire quel dato edificio. Quindi è una cosa che dovete fare sicuramente con attenzione, perché ovviamente adesso io non posso permettermi di portarmi la compagnia Teladi che era, sta andando verso magari il 20 come reputazione, a portarla a meno 30 nemica con tutti gli attacchi, e tra l'altro ho anche la mia stazione spaziale nella loro fazione, quindi insomma nella loro zona. Ricarico la mia partita e vi faccio vedere adesso, abbiamo visto così a grandi linee come si fa la scansione, questo l'ho visto seguendo anche una guida in internet, ovviamente non mi interessa farlo ora perché al momento, ripeto, non ho un gran patrimonio dietro, potrò iniziare a pensarci dopo, quando magari mi unirò a una campagna di guerra contro qualche altra fazione. E voglio farvi vedere quello che Cataclisma vi aveva consigliato qua sotto nei commenti, qua sotto nell'altro video, nell'episodio 5, dove scusate, depositare le cose che sono illegali. Quindi adesso vado velocemente, appena finisce il caricamento vi faccio vedere dove si va in pratica nel reparto scientifico della stazione, quella dove avete recuperato il Boron, dove lavora il Boron in pratica, l'omino che abbiamo visto più volte del tutorial che ci consiglia come tirare fuori, diciamo, la nostra prima stazione dal subspazio, così si può dire. Torniamo là e adesso faccio attendere un attimo che percorriamo questi oltre 200 km e poi vi faccio vedere. Eccoci qui, ci approfinquiamo ad atterrare, grazie anche all'atterraggio automatico che mi è utilissimo. E poi vabbè, dovremmo andare dai commercianti e accumulare e craftare altre bombe MP che saranno utili un giorno. Comunque, nella vostra stazione, ovviamente quando l'avete sbloccata, fatto tutto il tutorial, andate nel laboratorio scientifico. Ringrazio ancora una volta Cataclysm per avermelo ricordato. E qua, nel terminale di sicurezza, deposito di sicurezza, potete depositare, vedete qua è quello che avete voi, qua quello che c'è in carico, potete depositare tutto quello che avete addosso di illegale, quindi anche questo bypass di sicurezza, che vale tantissimo, insomma. La roba illegale, quasi tutta, la potete vendere nelle stazioni pirata, che vedete, che sono quelle con le due spade, le due sciabole incrociate, base pirata, non vi attaccano. Andate lì e vendete. Potete vedere, comprare, vedete le offerte commerciali, canapa spaziale, space fuel, vendono tutte le cose illegali. Poi non è detto che una cosa illegale qui sia illegale anche da un'altra parte. Vabbè, insomma, questo è quanto. Abbiamo visto come craftare una carica MP, ovviamente dovete acquistare da uno dei mercanti quello che vi serve, e soprattutto nell'angolo dei mercanti trovate un container blindato. Elite Vanguard, anzi ne approfittiamo. Elite Vanguard, dov'è l'Elite Vanguard? Elite Vanguard, fammi vedere, sei qui? Dove sei? Ah ok, no, vado io, dammi un'indicazione, vabbè, adesso vado io là. Da lui, vedete, potete acquistare, mostrami le merci, potete acquistare il container sigillato, che è quello che vi serve, il lanciabombe, vi serve per lanciare le bombe MP, ovviamente, e poi gli altri materiali, la magnetite e il detonatore a distanza. Andiamo immediatamente alla nave, prendiamo la nave e salpiamo, e vi faccio vedere adesso, dato che approfitto della cosa, come aprire un container blindato, se ve lo faccio, riesco a farvelo vedere, se non mi attacca qualcuno. Ok, torniamo indietro.
Perché così vi mostro anche che è molto importante acquistare anche il laser, non solo quello da riparazione, ma Lockbox. il laser normale, che non avete di base e comprate sempre da uno di quei venditori lì delle stazioni, lo avete nella vostra, lo acquistate in qualsiasi altra. È molto comodo anche per trovare la magnetite piuttosto che il detonatore, girate un po' tutte, iniziate dalla base pirata, comprate lì, probabilmente il detonatore a distanza lo trovate lì, il container e la magnetite, girate tutte le stazioni di tutto il settore. Tanto è un attimo, arrivate lì in un attimo e in pratica. Oh, era una trappola! Lifeguard. Gruppo di incursione alveare. Allora, adesso vedete che lì ci sono dei lucchetti. Lockbox. Selezionandoci dice che ci sono 8 lucchetti. Quindi a questo punto, Hiveguard. adesso, dato che è evidente che sia una trappola questa, io Lockbox. metto l'assistenza. Ok, intanto attacco lui. Hiveguard. Non dovrebbe resistere molto, credo, perché dovrebbe essere una navetta semplice, semplice. Infatti è esploso. Sperando non ce ne siano altre. A questo punto si scende. Stop, 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 stop. Si scende se non ne arrivano altre. Mi alzo, vado Eclipse, in Vanguard. tuta. A questo punto equipaggio il laser. Non voglio usare la bomba EMP. Però eccolo lì, vedete? Quelli lì, quei puntini rossi sono i lucchetti. Quindi a questo punto con il laser, ovviamente non il laser sul tasto 3 col simbolo del lucchettino, scusate, non del lucchettino, delle cacciavite, voi vedete, attaccate qua. È molto bella come cosa. Questa meccanica qui mi piace. Dovete far ricaricare il laser. Tra l'altro sta anche ruotando in modo fastidioso. Devo capire. Perché voi adesso colpite. Dovete lasciarlo ricaricare. Due palle. E avete rotto uno. E lui ci dice Lockbox. lucchetto 7 su 8 ancora. In genere due colpi ben assestati servono a far saltare il laser, il lucchetto. Una volta che lo avete aperto del tutto, ovviamente credo ci sia dentro roba illegale, dato che tutto questo proveniva da un pirata. Ok. Adesso vi risparmio tutta l'apertura e ci risentiamo tra pochissimo per vedere il contenuto. Ok, ne manca uno solo. Pronti, che a breve si aprirà. È bellissima l'apertura del container. Mi piace molto. Ok, vedete tutta la roba che c'è dentro. Container, container, Motore singolarità container, danneggiato, un sacco di roba. container. Vediamo se possiamo. Ok, raccolto uova di mosca spaziale. Usando un banco da lavoro presso una stazione, puoi produrre il costosissimo caviale di mosca spaziale. Sì, che mi ricordo, se non sbaglio, Mirko lo cercava. Quindi. Ed è un altro modo di Eclipse, guadagnare, quello da Vanguard. recuperare da queste cose e poi produrre appunto caviale spaziale. Ma questa è sicuramente un'altra storia. Ora chiediamo il permesso di Docking attracco. granted. Potrei usare anche il teletrasporto, dire la verità, però mi piace andare così. Allora, abbiamo recuperato un po' di roba. Possiamo andare a vedere qua col menu. Vediamo quello che abbiamo preso. Abbiamo l'uovo di mosca spaziale, software di ottimizzazione, motore singolarità danneggiato, detonatore a distanza. Valgono tutti un sacco di soldi. Tra l'altro 7 motore, 7 detonatori a distanza, quindi possiamo fare un po' di cariche, quindi potremmo tentare un attacco massivo a uno, a un modulo di produzione. Va bene ragazzi, allora questo era un altro video, diciamo, piccolo. Non lo chiamo tutorial perché tutorial non è, però insomma un'altra piccola guida di sopravvivenza con altri piccoli consigli che vi rivelo man mano esploro questo gioco, man mano scopro nuove cose. Quindi io spero stiate apprezzando questa miniserie su questo gioco che pare nessuno porti in Italia.
e ne sono molto contento di essere uno dei pochi, perché il gioco veramente merita. Fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito, ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi, e ciao ciao.